Oggi creiamo il biglietto perfetto. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi siamo qui per creare una card di Natale, una card natalizia davvero davvero bellissima. Un bel pacco dono per le persone che amiamo, ma un pacco dono speciale che contiene davvero delle belle sorprese. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per questa simpaticissima card di Natale che vi faccio vedere in evoluzione in una variante, poi nelle foto in più varianti. Prendete l'idea perché potrete svilupparla in 10.000 modi diversi. Vi occorreranno squadrette e righelli per prendere le misure, scotch biadesivo, colla, forbici e forbicine, una bustina dell'IKEA o comunque una bustina che abbia queste plastiche molto molto scivolose al tatto, leggere e scivolose, taglia balza, matita e una base su cui appoggiarsi per tagliare, scotch biadesivo. Ho dei pennarelli di supporto neri vari, ne ho uno per brush lettering per scrivere il biglietto augurale e due così per scrivere delle frasette o per fare dei contorni, e poi le carte. Sulle carte potete essere assolutamente liberi. Io farò un biglietto pacco regalo e lo farò con laccio, con questa carta lurex che si trova anche da Tiger o dai cinesi o in tutte le cartolerie, e queste coccardine lurex che ho preso da Tiger, quindi userò il dorato perché è lo stesso tono, e oppure delle carte per scrapbooking. Io invece userò delle carte, dei cartoncini normali nei colori del verde, del rosso e del bianco. Per estrapolare i soggetti che dovranno uscire a sorpresa dalla card potete usare o delle carte da scrapbooking da cui ritagliare i vostri soggettini. Ve ne faccio vedere una come esempio. Per esempio potrebbe uscire dalla card un bel pinguino o un alberello di Natale, oppure potete usare quello che avete in casa. Per esempio io il cataloghino di Tiger in questo momento li stanno regalando a tutti, e allora per esempio nel mio io estrapolerò il soggetto che voglio far uscire dalla card proprio dal cataloghino. Prenderò questo Babbo Natale e lo userò come sorpresona che esce dal nostro regalo, e dall'altra parte invece adornerò l'altro pezzettino che esce con una di queste rennine. Insomma, sbizzarrite la creatività e non fermatevi davanti al materiale ovvio, ma usate per la creatività anche del materiale insolito, come in questo periodo gli opuscoli di Natale che sono pieni di ogni ben di Dio. Come prima cosa scegliamo il soggetto che vogliamo far fuoriuscire dalla card, perché da questo dipenderà la grandezza della card, perché deve contenerlo interamente. Quindi prendiamo il soggettino, che in una carta, però la tipica carta degli opuscoli delle brochure natalizie, è troppo leggera e patinata, quindi lo ritaglio, lo appiccico su un cartoncino di sostegno più spesso. Adesso ritaglio perfettamente la figura e lascio una base di 1 centimetro sul fondo del mio babbo. Vedete, così viene bello patinato, sembra quasi stampato, tutto pulito anche dall'altra parte perché appoggiato sul cartoncino, quindi non si vede il retrostampa, ed è pronto per essere usato. A questo punto dobbiamo misurare l'altezza di Babbo Natale, che è di 10,5 cm, quindi il nostro bigliettino non potrà essere più piccolo di 11 cm in altezza. Lo voglio fare quadrato, quindi lo farò 11x11. Per fare un biglietto da 11 cm x 11 cm ci occorrerà il corpo del biglietto, che è un cartoncino che sia alto 11 cm e largo 34. Questo corpo deve essere così diviso: una prima linea a 11 cm, una seconda linea agli altri 11 cm, una terza linea ai terzi 11 cm. Vi rimarrà un disavanzo da 1 cm, che è la braghetta che servirà per incollare il biglietto. Da questa parte vedete un'altra strisciolina che io ho preso alla distanza di 3 mm. Questo è un disavanzo che dobbiamo eliminare, quindi da una parte avremo 1 cm che deve rimanere attaccato, dall'altra parte 3 mm che dobbiamo adesso tagliare. Non li ho tagliati prima per darvi misure certe. Ecco qui,
perché la parte, questa sarà la parte centrale, che dovrà essere leggermente più piccola affinché il biglietto pieghi bene. Adesso con un bulino pratichiamo le pieghe per agevolare la chiusura. Quindi righello 1, il nostro biglietto sarà quindi così: 1, 2 e braghetta con cui lo chiuderemo, 11 per 11. Adesso con un cartoncino a contrasto che faccia un bel contrasto, tagliate due, allora con un cartoncino a contrasto uno e poi l'altro del colore che vorrete a seconda della composizione che vorrete mettere all'interno del biglietto. Io li taglierò due da questo perché dall'altra parte ce l'ho bianco, quindi a me ne serve uno bianco e uno rosso. Quindi due cartoncini, uno bianco e uno rosso nel mio caso, 10 cm per 10 cm, ok? Ecco qua i due cartoncini. Io non so se questo lo userò dalla parte rossa o dalla parte bianca. Un po' di suspense in corso al video, lo scopriremo insieme. Nel frattempo prendo l'altro soggetto che devo appiccicare su uno di questi cartoncini. Ho qui delle renne carinissime, adesso ne sceglierò una da ritagliare. Bene, tagliata la nostra renna, appiccichiamola sul cartoncino. Prendo la carta Lurex, la metto alla rovescia e appiccico sopra due strisce di scotch biadesivo. Ok, fatto questo ho creato il mio washi tape in Lurex. Cosa faccio? Ritaglio le due strisce adesive. Prendo il mio cartoncino e al centro metto una striscia di washi tape e giro i margini. Quindi prendo l'altra striscia e la appiccico a croce. Prendo la coccarda e l'appoggio proprio al centro. Voilà! È un bel pacco regalo, è pronto per essere donato. Sul retro metto ai quattro angoli dello scotch spessorato. Ok, lasciamolo da parte. Da una scritta 1 euro, sempre del catalogo Tiger, ricavo una freccetta disegnando la parte mancante. Ricavo un rettangolino che contenga la mia freccetta, quindi ritaglio la freccetta. Ovviamente tutti sapete disegnare una freccetta, ma sto facendo questo biglietto in modo tale che anche chi non abbia nessun tipo di estro, nessun tipo di materiale, possa comunque portarlo a termine in maniera abbastanza semplice. Comunque si fa prima a disegnarla che non a ritagliarla, eh? E adesso con un puntino di colla fate in modo che questa freccetta venga appiccicata, venga attaccata al centro di questa cardina. E allora mettiamo un puntino di colla, lasciamo asciugare perfettamente il tutto e faccio anche qualche fiocchetto di neve. Lasciamo asciugare il tutto e arriviamo subito al momento magico dell'assemblaggio. Allora ritagliamo una striscia della plastica della bustina che vi avevo fatto preparare. La striscia deve essere così lunga e aperta e soprattutto deve arrotolarsi attorno alla faccia più piccola del nostro biglietto, quella esterna senza braghetta. Allora metto a filo questa parte, su questa metto una striscia così. Lo scotch biadesivo deve essere largo esattamente quanto la striscia. Se ne esce un po', rimuovetelo, tagliate l'eccesso dall'altra parte e ripiegate la stessa quantità sullo scotch in modo che si abbia un anello tutto attorno alla carta, così. Adesso cosa faccio? Attacco una striscetta di scotch biadesivo nella parte alta del mio bigliettino. Mi raccomando, non coprite la scritta Buon Natale. Quindi faccio in modo, girando, che la card si sovrapponga al nastro
di plastica centrando la card, ok, all'interno del mio biglietto. Quello che vedrò sarà questa freccetta da fuori dal biglietto. Stessa cosa farò per il Babbo Natale. Babbo Natale lo incollerò invece sul davanti, abbiamo detto. Dietro c'è lui, attaccato così. Deve stare tutto dentro, attaccato nella parte sommitale. Sotto, invece, Babbo Natale lo attaccheremo dalla parte dei piedini. Così mettiamo lo scotch biadesivo dietro e attacchiamo Babbo proprio qui. Voilà! Adesso prendiamo la nostra, il nostro bigliettino e chiudiamo, quindi chiudiamo anche Babbo Natale all'interno del biglietto. Quindi striscia di colla molto sottile e chiudo. A questo punto attacco il mio pacco dono proprio nella parte anteriore. Voilà! Ed il bigliettino è pronto. Volete vedere come funziona? Guardate, arriva nelle mani della persona che lo riceve e lei farà buon Natale! Ma non è fantastico? È proprio un bel regalo. Babbo Natale si ferma qua e poi quando vogliamo rientra. Che ne dite? È o non è il biglietto premio Nobel per il Natale? Vi lascio alle foto e andiamone a fare 12 miliardi per lasciare tutti di stucco sotto l'albero. In foto vi lascio diverse varianti, anche la variante di invito alla festa di compleanno di Enzo, che è invece variante Super Mario, fantastica anche quella. E vi lascio anche la variante sempre natalizia che pubblicherò su Facebook. Quindi largo alle foto, allo stupore e buon Natale con i biglietti più belli del mondo. Ciao, buon Natale a tutti! E variante festa di compleanno tema Super Mario. Yuhu, yuhu, yuhu! Bene, tre modi di festeggiare, uno più carino dell'altro. Questo più fantasioso, più a mano libera, con più cose fatte a mano, disegnate, un bigliettino più homemade. Voilà! Questo invece più per tutti perché è fatto più di collage, voilà, e questo per un compleanno un po' diverso dal solito, voilà, voilà, vi lascio le foto e ci vediamo dopo, ciao! Visto che bello il nostro bigliettino a sorpresa, basta tirare ed esce il mondo, regali, Babbi Natali e chi più ne ha più ne metta. E se vuoi vedere le varianti che hai visto in foto, qui giù nell'info box ti lascio il link del video che ho fatto per Facebook, dove c'è la variante con Babbo Natale che schizza fuori dal camino. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto regalatemi un pollice in su, siate buoni anche a Natale e io come sempre ve ne sarò estremamente estremamente grata. In più condividete questo video sulle vostre pagine Facebook, iscrivetevi su Arte per Te, cliccate qua sotto il tastino iscrivi, cliccatelo qua sopra, qua sotto, in tutti i posti possibili e immaginabili, voi cliccate che prima o poi quello giusto lo imbroccate e soprattutto venitemi a trovare sulle mie pagine Facebook, nei miei altri canali, Ombretta, Due Cuori Una Cappa, su Poti Toys, vi aspettano Poti e Gabriele, una valanga di social per stare sempre insieme. E allora tutti li trovate qua sotto nell'info box, venitemi a trovare, ma soprattutto ci ritroviamo sempre qui per il prossimo video. Buona preparazione al Natale a tutti e da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta, ciao!